Tom Canavan, uno dei sopravvissuti dell'11 settembre, torna sul luogo dove si trovava la torre nord del World Trade Center. Era nel suo ufficio al 47° piano quando l'aereo del volo 11 dell'American Airlines ha colpito l'edificio alle 8:46. È stato un sepolto vivo. Eccolo mentre esce tutto insanguinato, ma vivo. Una parete di cemento, racconta, crollando ha fatto ponte sopra di me e così si è salvato. Sua moglie era incinta. Tom è un miracolato, lo sa, quattro suoi colleghi non ce l'hanno fatta. L'11 settembre 2001, 19 terroristi di Al-Qaeda dirottano quattro aerei usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti d'America. Nelle Torri Gemelle, al Pentagono e a Shanksville muoiono sul colpo 2.977 persone, 6.000 i feriti. Never forget, mai dimenticare, il monito che oggi campeggia al memoriale di Ground Zero. Due parole ripetute continuamente in questi 20 anni a rimarcare che la memoria non può, non deve venire meno quando il dolore è così grande. Sarà il primo anniversario senza la guerra in Afghanistan, lanciata poche settimane dopo contro la rete di Osama Bin Laden e i talebani che l'avevano ospitata, la più lunga della storia americana. Mentre l'America vive questa vigilia di attesa, il suo presidente Joe Biden ha avuto il primo colloquio telefonico con l'omologo cinese Xi Jinping. La competizione non si trasforma in conflitto, ha affermato Biden, e Xi ha replicato. La politica statunitense sulla Cina ha portato a gravi difficoltà nei legami bilaterali, con impatto sul mondo intero.